Ma facciamo l'esempio, l'11.2 delle dispensine che vi ho messo in rete, e descriviamo il modo di un pendolo silenzioso. Sappiamo che abbiamo un pendolo semplice di massa M, pezza L. Noi siamo descritto sempre il modo di un pendolo semplice utilizzando come coordinata l'angolo θ. Ora, se a un certo istante il pendolo ha una certa velocità, non so che la velocità è perpendicolare al filo del pendolo, so che posso legare la velocità a una velocità angolare di rotazione. So che scrivere omega per L, dove L è il raggio della traiettoria. D'altra parte, fisica 1, io so che la velocità angolare è la derivata dell'angolo θ. Quindi adesso, se io voglio andare a scrivere la Lagrangiana di questo sistema, devo scrivere l'energia cinetica dell'energia potenziale. E chi è l'energia cinetica? L'energia cinetica è un pezzo massa per velocità. Dovrò fare meno. Adesso qui la forza conservativa che agisce sulla massa M è la forza peso. Quindi io so che la massa M ha, diciamo, energia potenziale perché è sottoposta alla forza peso. Se la traiettoria è questa, e questo è il minimo della traiettoria, io so che posso scegliere il sistema di riferimento z rivolto verso l'alto, dell'origine, l'incidente con il vertice della traiettoria, e allora so che l'energia potenziale che ha questa massa M, se io assumo l'energia potenziale 0 in O, l'energia potenziale è mg per la quota. No? Questa quota è la quota. Quindi so che l'energia potenziale è mg per la quota. Adesso questo si può riscrivere come un mezzo m. Al posto di v, io posso sostituire la sua espressione in termini della velocità angolare, quindi questo è L4 θ punto. Meno mg, e io so che la quota L, scusate, la quota H può essere calcolata come? La quota H è la differenza tra L meno questo pezzettino qui. Questo pezzettino è L coseno di teta. Posso scrivere A L per 1 meno coseno di teta. Quindi qua si scrive L, 1 meno coseno dell'angolo teta. E quindi scopro che la Lagrangiana è funzione della coordinata generalizzata teta e della velocità generalizzata teta punto. Vedete? È funzione. E quindi il sistema ha un grado di libertà e quindi ha una coordinata generalizzata che è l'angolo teta e ha una velocità generalizzata che è teta punto. E L è funzione di teta e teta punto. Adesso, se devo andare ad applicare l'equazione di Lagrange, la derivata rispetto al tempo della derivata della Lagrangiana rispetto la velocità generalizzata è da punto meno la derivata della Lagrangiana rispetto a θ deve essere uguale a zero. Chiaramente, siccome il sistema ha un grado di libertà, di equazioni di Euler-Lagrange ce n'è una sola. No? Forse prima ho mancato di dirlo, quando abbiamo scritto le equazioni di Euler-Lagrange qui. Sì, no, però ho detto,
equazioni di Euler o Lagrange, io ne ho tante quanti sono i gradi di libertà del sistema. Quindi le devo risolvere. Nel nostro caso del pendolo ne ho una sola. Adesso guardiamo bene. Questo significa la derivata rispetto al tempo. Quando vado a fare la derivata della Lagrangiana rispetto al tempo, è la Lagrangiana, no, rispetto al tempo, rispetto a teta punto, dipende da teta punto solo in questa parte. Se io derivo rispetto a teta punto, questo è un mezzo m l quadro 2 teta punto. Attenzione, sto derivando non rispetto al tempo, rispetto a teta punto. Quindi avrò mezzo m l quadro 2 volte teta punto, meno. Quando devo derivare la Lagrangiana rispetto a teta, devo derivare questa parte qua. Quindi avrò meno, chi è la derivata della Lagrangiana rispetto a teta? Devo fare meno mgl, meno derivata di cos teta rispetto a teta, che mi fa il seno di teta cambiato di segno. Quindi quando vado a sostituire, qui ho più mcl seno di teta uguale a 3. Adesso mezzo se ne va via con 2, una l se ne va via con la m, una massa se ne va via con la massa. Se divido tutto per l, porto l qui, semplifico l qua, vedo che teta 2 punti, cioè la derivata seconda di teta rispetto al tempo, più g su l seno di teta, deve essere uguale a 0. E cioè, trovo fuori, in un battibaleno, l'equazione del pendolo. Quindi in un attimo, avendo definito la Lagrangiana correttamente, ritiro fuori l'equazione del pendolo. Poi posso fare l'approssimazione di teta piccoli, approssimo seno di teta non teta, avrò l'oscillatore armonico e la risolvo. Quindi vedete che sono passato attraverso la definizione di Lagrangiana, poi applicando l'equazione di Euler-Lagrange ho tirato fuori l'equazione del moto. Ok? E poi è semplicemente quello che abbiamo detto prima, cioè questa equazione qui. Siccome questo è l'impulso generalizzato, questa è la forza generalizzata, non è altro che scrivere F uguale ma. Solo che invece di ragionare in termini di forze e di impulsi, ho ragionato in termini di Lagrangiana, coordinate e velocità generalizzate. D'accordo? Allora, questo chiude questa piccola introduzione sulla funzione di Lagrange. Ci sono tante applicazioni. Si dimostra in meccanica essere molto utili, cioè problemi di meccanica che sono molto difficili possono essere risolti in maniera piuttosto agevole utilizzando questo formalismo, ma non ci interessa andare oltre questo. Invece passiamo a quello che viene chiamato formalismo. Hamilton vive nella metà dell'Ottocento e fa parte di tutta quella serie di professori inglesi che vivevano a Oxford e a Cambridge che hanno sviluppato la meccanica dopo, diciamo, dopo Hooke, dopo Leibniz in Germania, dopo Lagrange in Francia, insomma, di lunga tradizione. Allora, nel formalismo hamiltoniano, lo stato di un sistema viene descritto tramite le coordinate generalizzate e gli impulsi generalizzati. Cioè non si usano le velocità generalizzate, ma si usano gli impulsi generalizzati. Probabilmente questo perché sapevano che io avrei usato una lavagna flip
su cui fare il punto sulla Q era particolarmente difficile, quindi dice accusa direttamente a P, così non hai problemi. Allora, non entriamo troppo nei dettagli, però si definisce una funzione che si chiama hamiltoniana o funzione di Hamilton, che è funzione delle coordinate generalizzate, degli impulsi generalizzati ed eventualmente del tempo. E come viene definita? Viene definita in questa maniera. Somma che va da 1 al numero di gradi di libertà del sistema, di P con I moltiplicato Q punto con I, meno la funzione di Lagrange, quella che abbiamo definito prima. Si definisce la funzione di Hamilton in questa maniera qua. In generale, la funzione H può dipendere implicitamente dal tempo attraverso le Q e le P ed esplicitamente dal tempo. Allora, non diciamo perché, non diciamo per come, si può mostrare che questa funzione di Hamilton si scrive come la somma dell'energia cinetica meno l'energia potenziale del sistema. E eventualmente può dipendere dal tempo, anche l'energia potenziale. Allora, anzi, in verità qui questa P non c'è. Quindi, in generale, questo. Allora, nei sistemi conservativi, per cui vale, sono forze dissipative, la funzione è funzione solo delle coordinate e degli impulsi e non del tempo, e si scrive semplicemente come energia cinetica, che è funzione solo su P e Q letteralmente, e non energia più energia potenziale, che è funzione delle solite. Quindi da questo punto di vista la funzione di Hamilton somiglia all'energia meccanica che noi abbiamo trattato in fisica 1, cioè è la somma di energia cinetica e più energia potenziale. E in questo caso si può dimostrare che la derivata totale rispetto al tempo deve essere uguale a zero, e cioè H è una costante del nome. Per dei sistemi conservativi, l'hamiltoniana del sistema mantiene un valore costante durante l'evoluzione del sistema, che è la conservazione dell'energia. Allora adesso, come al solito, le coordinate generalizzate possono essere posizioni, angoli, qualsiasi cosa. Nel caso semplice, in cui le Q con I sono coordinate cartesiane, uso per identificare la posizione del sistema semplicemente delle coordinate cartesiane, allora l'hamiltoniana si scrive come sommatoria su I, che è in mezzo la massa di ogni singolo punto del sistema e la velocità di ogni singolo punto del sistema, più l'energia potenziale che dipenderà dalle coordinate del punto 1, dalle coordinate del punto 2, dalle coordinate del punto in mezzo, che forma il mio sistema. Quindi posso scrivere questa cosa. Allora, qui, sì, noi l'abbiamo forse fatto vedere velocissimamente, ma fisica 1,
Se noi moltiplichiamo per n con i, quindi, e dividiamo per n con i, questa parte qui, allora qui vedete che mi compare il quadrato di mi per v con i, che è il quadrato dell'impulso p con i, della quantità di moto p con i. Allora questo si può riscrivere anche propria su tutti i punti, tutti i gradi di mezzo, i con il quadro, 2m con i, per l'azione potenziale. Posso scrivere in questa maniera. Allora, è importante questo passaggio, e cioè che l'energia cinetica che noi in genere scriviamo come un mezzo del quadro, può essere scritta come P quadro su 2m, no? La quantità di moto al quadrato diviso 2m è la stessa cosa. Ho semplicemente messo la massa in evidenza in uno dei due casi. E anche qui faremo vedere che questo poi determina la struttura dell'operatore di Hamilton in meccanica quantistica, quindi lo faremo vedere più avanti. Allora, se uno definisce questa funzione H, quindi H è definita in questa maniera qui, no? Definita questo è il sistema conservativo, no? In generale, H è definita in questa maniera qui, e poi significa dire che H è la... Ho sbagliato, ragazzi, scusate. Qui era più, stavo solo a pensiero, no? Qui. Quindi definire H in questa maniera, andando avanti nei sistemi conservativi, la funzione H è semplicemente somma di energia cinetica e potenziale, e se le coordinate sono cartesiane, poi porta a questa semplice espressione, allora ho, diciamo, scrivere le cosiddette equazioni di Hamilton. Le equazioni di Hamilton dicono che la derivata della coordinata generalizzata duesima deve essere uguale alla derivata della funzione di Hamilton rispetto all'impulso corrispondente, rispetto a P con I. E la derivata dell'impulso P con I deve essere meno la derivata della funzione di Hamilton rispetto alla coordinata punto corrispondente. Vedete, sono delle equazioni simmetriche, a meno del meno, del segno meno che c'è nella seconda. Cioè, Q punto è la derivata di H rispetto a P, e P punto è la derivata rispetto a Q con I di H. Queste sono delle equazioni talmente importanti, che vengono chiamate equazioni canoniche. Costituiscono un canone in meccanica, uno standard molto, molto forte. Bene, vediamo che significa. No? Facciamo un'applicazione banale banale. Un esempio. È l'esempio 12.4 dell'oscillatore armonico. Allora, si dice, consideriamo l'oscillatore armonico costituito da una massa molla di questa elastica K, molla fissata dell'origine sistema di riferimento, scrivere l'espressione della Hamiltoniana e delle equazioni canoniche. Adesso io so che ho una forza elastica è associata a un'energia potenziale elastica. E so che l'energia potenziale elastica
vale un mezzo per x al quadrato. Cioè, se la molla è allungata di x, l'energia potenziale immagazzinata nella molla vale un mezzo kappa per x al quadrato. Ci ricordiamo, no? Quando abbiamo studiato fisica 1 questa configurazione, vi ricordate che in questa posizione generica la derivata dell'energia potenziale rispetto a x è maggiore di 0, cioè la pendenza è positiva. E vi ricordate che la forza lungo la direzione x è meno la derivata dell'energia potenziale rispetto a x, cioè la forza elastica spinge in questa direzione. Vi ricordate? Avevamo trovato in meccanica che in generale la forza è meno il gradiente dell'energia potenziale. E nel caso di una dimensione, quindi anche la forza è uguale a meno la derivata rispetto a x. Infatti, se vado da queste parti qua, la derivata qui è negativa, la forza spinge in verso positivo, in questa direzione qui. Quindi nell'oscillatore armonico io mi muovo in un potenziale, in un'energia potenziale che è una parabola. Se mi allontano dall'origine, la mia potenziale, l'energia potenziale aumenta e quindi la molla tende a riportarmi all'origine. Questo. Allora, chi è quindi l'energia, la funzione di Hamilton di un oscillatore di questo tipo? È la somma di energia cinetica più energia potenziale. Quindi sarà, scrivendola in termini dell'impulso, è l'energia cinetica P quadro su 2m. Adesso io dovrei metterci P con x, qua, perché il moto avviene lungo x, no? Però chiaramente la posso chiamare P, perché è un modulo di una dimensione. E P con x al quadrato 2m, più l'energia potenziale, mezzo x al quadrato. E vedete che H è una funzione di x e di P con x, cioè della coordinata x e dell'impulso ad essa associato P con x. D'accordo? Quindi questa è la mia funzione di Hamilton. Ce la riscriviamo qua. H uguale a p quadro x su 2m più un mezzo x. Adesso devo andare a scrivere le equazioni di Hamilton. Le equazioni di Hamilton che mi dicono? Allora, la prima mi dice: la derivata della coordinata deve essere uguale alla derivata di H rispetto all'impulso corrispondente. Quindi, derivata rispetto al termine della coordinata, cioè x, deve essere uguale alla derivata di H rispetto all'impulso corrispondente. Adesso, chi è la derivata di H rispetto a P con x? 2 P con x diviso 2m. Quindi questo è P con x su m. E che cosa mi viene fuori dalla prima equazione di m? Mi dice semplicemente qua il tuo impulso generalizzato è mx. Cioè la prima equazione è la definizione dell'impulso generalizzato associato alla variabile x. Adesso questa sembra una cosa banale, no? E uno dice, beh, se io prendo un oscillatore che si muove lungo x, la velocità è la derivata di x rispetto al tempo e la quantità di moto è m per 2x. Quindi mi risulta evidente che la quantità di moto lungo x è m per la velocità lungo x, no? Però non sarebbe per niente evidente se io avessi scelto come coordinata generalizzata un angolo o un'energia, per dire. Magari non sapevo chi è l'impulso associato. La prima equazione mi dà proprio l'espressione dell'impulso associato. Ok? La seconda equazione mi dice, guarda, che la derivata di P con x rispetto al tempo deve essere meno la derivata di h rispetto ad x. La derivata di h rispetto a x è meno un mezzo per 2x. Quindi viene
meno K x. Cioè, che trovo? Trovo la legge di Newton, no? Trovo che la derivata di con x è fattore, qual è la forza? Quindi, in maniera molto semplice, ritrovo l'equazione del moto, la legge di Newton, e la definizione di P con X. Quindi, la prima delle due equazioni mi dà la definizione del flusso generalizzato, la seconda mi dà l'equazione del moto. Poi, questa qua, io la posso scrivere in termini di accelerazione, se poi posso fare quello che mi pare, però è quello, diciamo, che mi dà il sistema. Allora, giusto per far capire questa cosa, facciamo un altro esempio. Altro esempio è 12. È semplicemente, va bene, ristudiamo il pendolo di prima. No? Ristudiamo il pendolo che abbiamo dato prima, no? Allora, non mi voglio sbagliare. Allora, intanto abbiamo scritto la lampeggiata per questo sistema, la ripeto qui, mezzo, quadro, più meno mg l 1 meno potere dell'angolo teta. No? E adesso, vi ricordate, quando noi abbiamo definito la Lagrangiana, abbiamo detto che l'impulso generalizzato è la derivata di L rispetto alla velocità generalizzata. No? Abbiamo detto questo. Ma guardiamo bene, in questo caso particolare c'è un solo grado di libertà, che è teta. Allora ci sarà un solo impulso generalizzato, chiamiamolo P con teta, e questa è la derivata di L rispetto a teta. Questo è uguale. La derivata rispetto a teta punto, io in mezzo M del quadro, teta punto, per 2. 2 e 2 si semplifica e mi viene che l'impulso generalizzato è m legato a teta. Cioè, se la coordinata generalizzata è teta, l'impulso generalizzato è questa quantità qua, m l quadro per teta punto. E chi è questa quantità qua? È il momento angolare. Poi, l'impulso generalizzato associato all'angolo, θ, è il momento angolare. Vedete qua chi c'è? Questo è il momento di inerzia della massa m rispetto al punto intorno a cui ruotiamo, m per l quadro, e la velocità angolare. Quindi è I con zeta per m, che è proprio la definizione di momento angolare. Allora, questo che vuol dire? Vuol dire che io penso che qua ci sia un errore di segno. Infatti c'è un errore di segno. E la funzione di Hamilton, scriviamo qui, la funzione di Hamilton è mezzo m l quadro teta punto quadro più l'energia potenziale, nel caso della Lagrangiana c'è più l'energia
NGL 1 cosine di teta della lagrangiana, cioè almeno qui c'è più perché devo fare energia cinetica più energia potenziale, e questa espressione qui la posso riscrivere in termini dell'impulso generalizzato. Vedete nella pagina precedente, I della M del quadro, quindi ce lo scriviamo qui, P M del quadro, teta punto. Allora vedete che se io elevo questo al quadrato e se divido per M L quadro, non ho cambiato niente, allora sopra mi viene fuori questa quantità qui, che non è altro che P teta al quadrato. Quindi sono due volte il momento di inerzia. Quindi la parte di energia cinetica si scrive come P4 diviso due volte il momento di inerzia più M di L 1 meno coseno dell'angolo θ. Quindi la funzione di Hamilton si scrive così. Allora posso ricavare le equazioni di Hamilton, le equazioni canoniche, che mi dicono che theta punto deve essere uguale alla derivata di H rispetto a P theta. Quindi quando derivo rispetto a P theta, ho P theta diviso I theta. E quindi che trovo? Trovo che la definizione di nuovo di impulso generalizzato, cioè l'impulso generalizzato è il momento di inerzia per la velocità molare. Quindi la prima equazione mi dà la definizione dell'impulso generalizzato. La seconda equazione, che è P è da punto uguale meno derivata di H rispetto a θ, mi viene meno derivata rispetto a θ di Fg L 1 meno coseno dell'angolo di θ. Quando vado a derivare tutta questa roba qua, ottengo meno Mgl meno di θ. Cioè la derivata dell'impulso generalizzato è meno Mgl seno di θ. Adesso chi è Mgl per seno di θ? Cambiato di segno. È il momento della forza. No? E questo è P, se io faccio prodotto vettore omega P vettore mg, ho Lmg per il seno dell'angolo teta, e ci devo mettere un segno meno perché dà una rotazione oraria, e quindi per un asse z uscente è negativo. Quindi questo è il momento della forza. Quindi vedete che la seconda equazione di Hamilton vi collega alla derivata del momento bipolare alla forza generalizzata corrispondente, che non è una forza, ma è un momento. Allora, la chiamo forza generalizzata, ma in realtà è un momento. Capito? Quindi non sempre le forze generalizzate sono delle forze che si misurano in Newton, possono essere dei momenti. Dipende da che cosa ho scelto su per coordinate generalizzate. Allora, con questo concludiamo la parte di meccanica analitica. No? E già direi che è un bel botto di roba. No? Però a noi non interessa perché non siamo qui per imparare le dimostrazioni, ma siamo qui per avere una infarinatura delle cose.
Perché abbiamo fatto questa introduzione di meccanica analitica? Perché questo è il substrato culturale sulla quale alla fine dell'Ottocento si è innestata l'evoluzione di una nuova teoria. Cioè, alla fine dell'Ottocento, tutte gli studi che venivano fatti venivano interpretati in termini di meccanica classica. Però si scopriva che se si andava a studiare sistemi molto piccoli, le predizioni della meccanica classica fallivano. Però è chiaro che tutti i giovani ingegneri e fisici che si sono trovati all'università nel momento in cui si è innescata questa rivoluzione, e la rivoluzione si innesca nel 1901, quando Planck pubblica la tesi di dottorato, e descrive la radiazione di corpo nero non più in termini classici, ma in termini, diciamo, di nuova teoria, quanti, quindi 1901, tutti gli studenti che lavoravano all'università avevano professori che leggevano la letteratura e che gli dicevano queste cose, però erano tutti ragazzi, tutti professori che avevano mangiato pane e meccanica fino a quel momento. E quindi conoscevano la meccanica molto bene. E quindi che cosa hanno cercato di fare? Di trasferire i concetti della meccanica dentro la nuova teoria, mantenere gli stessi formalismi. Quindi è chiaro che siccome per 50 anni si era parlato di funzione di Hamilton, no, che descrive la meccanica, quando si è trattato di descrivere la meccanica quantistica, l'operatore più importante è l'operatore hamiltoniano. Anche se ha una forma analitica completamente diversa. Analogamente, all'epoca, diciamo, tutti gli studenti universitari avevano mangiato pane ed elettromagnetismo, perché nel 1875 Maxwell aveva dimostrato che la luce era un'onda elettromagnetica, e nei 25 anni successivi, era stato un fortissimo sviluppo dell'elettromagnetismo, soprattutto perché Hertz aveva generato le prime onde elettromagnetiche, diciamo, artificiali, e Marconi le aveva utilizzate per fare la prima radio, un range di lunghezza d'onda completamente diverso, e quindi c'era una forte connotazione applicativa quello che si stava facendo. E quindi, diciamo, questo substrato culturale fa da culla, diciamo, ai nuovi sviluppi. Adesso noi potremmo, nella descrizione della meccanica quantistica, fare come si fa nei corsi o nei quark classici, cioè potremmo cominciare a dire: ah, si osservava l'effetto fotoelettrico, ah, si osservava l'effetto Compton, ah, si osservava che le righe di emissione degli atomi erano particolarmente spaziate in energia e così via. Cioè, potremmo fare la descrizione di tutta la fenomenologia che ha portato poi allo sviluppo della meccanica quantistica. A noi non ci interessa. Cioè, quello che faremo qui invece è proprio la descrizione secca di come si descrive un sistema in meccanica quantistica, no? Molto semplice, con sistemi molto semplici, che poi però dopo voi potrete magari in futuro applicare un po' più approfonditamente. Quello che è la fenomenologia, uno se lo guarda su Quark o se lo legge sui libri, diciamo, divulgativi. Allora adesso facciamo un quarto d'ora di pausa, perché siamo più stanchi, e poi dopo ricominciamo. Quindi diciamo che sono le 17:40, riprendiamo alle 6:05. Va bene? E poi facciamo 35 minuti e interrompiamo.